Viaggiando. Viaggiando, viaggiando. Bentrovati all'appuntamento con Viaggiando da parte di Monica Celegato, anche oggi pronti a darvi dei suggerimenti, oggi veramente interessanti. Vi ricordo, prima di iniziare, il nostro sito che è www.viaggiandoinradio.it, e adesso con immenso piacere vi presento la responsabile dell'ufficio stampa nonché assistenza clienti di scambiocasa.com, che è Cristina Pagetti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Tutto bene, Cristina? Benissimo, grazie. Penso alle vacanze. Immagino. Adesso credo che tutti quanti mentalmente siamo proiettati proprio in quello, no? Nelle vacanze. E in questo, insomma, scambiocasa.com credo sia un alleato veramente preziosissimo, proprio perché si possono fare delle vacanze, insomma, spendendo veramente molto meno, perché credo che una delle spese più impegnative sia proprio la alloggio, no, Cristina? Sì, decisamente. Ecco. E grazie allo scambio casa possiamo evitare questa spesa, non da poco. Direi proprio di sì, non da poco. Allora, Cristina, noi ovviamente ti ringraziamo sempre per la tua disponibilità, perché ogni tanto ti disturbiamo, ti chiamiamo, e ci piace che tu, insomma, ci dia delle dritte per delle case che magari sono a disposizione. E oggi dove ci porti, per esempio, a scambiare casa? Allora, oggi ho deciso che voglio andare lontano, che poi è un lontano relativo, perché al giorno d'oggi con l'aereo, dove voglio portarvi io, 1.000 euro, 1.200 euro andata e ritorno ci si arriva. Ah. E calcolo che le spese sono solo queste, visto che poi la casa non la devi pagare, quindi una vacanza ancora a portata di budget. Bene. Allora andiamo in Australia e Nuova Zelanda. Ah, beh, insomma, che è la meta che io sogno. Confesso che lì non ci sono ancora andata. Ah, bene, quindi insomma sono delle dritte preziosissime. E non ti fregare nessuna delle case che adesso ci suggerirai, perché insomma sono per i nostri amici ascoltatori, ok? Sappilo. Va bene. Vai allora. Che cosa abbiamo a disposizione? Allora, prima proposta, siamo su una bella casa con piscina, con vista sul ponte di Sydney. Però la casa è molto grande, ci sono fino a 10 posti letto, e due persone occupano la casa, si chiamano Greg e Rel, sì? 50enni, sposati, con figli fuori casa. Ok. Queste persone amano località di mare, vivono sul mare, beati loro. Esatto. Però vorrebbero anche giocare a golf e assaggiare un po' di buon vino. E quindi questa è una proposta interessante. Cercano l'Italia, non specificano la stagione, quindi vuol dire che sono aperti a proposte. Bene. Hanno già fatto altri scambi. Non sono fumatori e non ci sono bambini nel gruppo. Bene, quindi insomma, se abitate in una località dove si può giocare a golf e dove c'è il buon vino, beh, qua in Italia insomma abbiamo, ne abbiamo di regioni fornite di buon vino, quindi insomma non c'è che l'imbarazzo della scelta. Bene, poi? E poi c'è un'altra ancora. Per quelli un po' più avventurosi proponiamo la Nuova Zelanda. Bello. Una famiglia di 4 persone, il papà fa l'avvocato, sì, e la mamma fa la lettrice all'università. Poi ci sono 2 ragazzini che hanno 11 e 13 anni. Sì. Amano molto gli sport all'aria aperta, i ragazzini, e cercano in Italia a cavallo tra dicembre e gennaio. Tenete presente che quando si fanno scambi così a lungo termine, è buona cosa cominciare a pensarci qualche mese prima. Certo. Ok, non un mese prima. Anche perché gli aerei prenotati per tempo comportano anche delle tariffe decisamente più leggere. Eh sì. E poi un'altra cosa carina di questa proposta è che quando qui c'è la neve, il gelo, dicembre-gennaio, là siamo in piena estate.
Ah, bellissimo. Quindi insomma, questo rende la proposta interessante. Direi proprio di sì. Quindi in questo caso basta semplicemente avere a disposizione delle strutture sportive, perché mi pare di aver capito che i ragazzini amano fare sport. Beh, all'aperto sì. In inverno, insomma, beh, qualcosa da fare c'è in montagna probabilmente, certo. No? Però insomma, di cose da fare all'aperto ce ne sono comunque, e direi che scambiare con la Nuova Zelanda non è niente male. Tra l'altro loro hanno una casa molto carina, a 10 minuti a piedi dal mare. Wow. E dalla loro casa, che è in un sobborgo di Auckland, si può prendere un traghetto, un ferry, scrivono loro, che ti porta direttamente in città. Bello. Ecco, quindi insomma credo che sia davvero fantastico. Ovviamente tutte queste proposte, non so se ne hai delle altre da... Ecco. Ne ho un'altra molto interessante, sì. Questa mi dispiace quasi dirvela. No, Cristina. Brisbane, sulla Sunshine Coast, quella che chiamano la Sunshine Coast. Ok. Quindi la costa orientale dell'Australia. A Mitchelton, un sobborgo di Brisbane, a circa 8 km dalla città, una villa molto bella con un giardino molto bello. Anche questi signori invece cercano l'Italia, di venire in Italia dal mese di aprile in poi. Ah. Ok, da aprile a dicembre gli va bene tutto. La casa è molto grande, ospita fino a 7 persone, sono in 5 loro, questi signori. Ok. Sono una famiglia con 3 bambini piccoli, sì. E amano molto viaggiare, sono appena tornati da un viaggio in Giappone. Ah. Hanno lavorato in giro per il mondo, sono vissuti molto all'estero, lavorano per il governo australiano e amano molto giocare a tennis. Dice che i loro tre bambini sono molto educati e che quindi non ci sono problemi ad ospitarli a casa. Perfetto, sì, beh, insomma, no, non è che adesso proprio per forza i bambini devono essere tutti dei kamikaze, voglio dire. No, c'è una cosa da dire, che a volte le persone che non hanno figli in casa, che magari hanno la casa attrezzata in un certo modo, certo. Dicono che questa casa magari i bambini sarebbe meglio non farli venire, specialmente se bambini piccoli, perché è chiaro che se tu lasci in giro delle cose particolarmente fragili, certo. O preziose, cosa che si può fare in una casa dove ci sono degli adulti senza problemi, ma non in una casa dove ci sono dei bambini. Allora sì. O prendi queste cose, le metti da parte, fai sì che la tua casa ci possano venire anche loro, o se no, visto che le proposte sono talmente tante, scegliere di ospitare persone adulte, non bambini. Sì, sì, beh, certo, certo. Quindi comunque pensare a questi piccoli particolari. Ecco, bene, credo che anche per oggi, insomma, ci hai dato delle dritte veramente interessantissime. Oggi naturalmente noi con Cristina Paggetti siamo andati in Australia e Nuova Zelanda, ma con scambiocasa.com si può andare proprio in ogni dove, giusto Cristina? Certo, ecco. Anche nelle isole più remote dei Caraibi, del Pacifico. Basta andare sulla mappa di scambio casa e vedete tutte le case a disposizione, anche chi non è socio può vedere le proposte di scambio. Ecco. Quindi vale la pena di andare a vedere il sito così per farsi un'idea. Esattamente, quindi ecco, le case le potete comunque vedere lo stesso, poi nel momento in cui decidete vi iscrivete, insomma dopo ci saranno le istruzioni ovvio su come fare. Bene Cristina, io ti ringrazio veramente tantissimo, ti aspettiamo anche più avanti perché insomma... questi preziosi consigli sono sempre graditissimi, anche perché giustamente questo sistema di scambiare la casa per andare in vacanza ci fa risparmiare un bel po', e a noi sta cosa ci piace molto. Ok? Va bene, grazie. Allora la prossima volta andiamo in Africa, va bene? Wow, assolutamente sì, va bene. Grazie Cristina, buona giornata. Grazie a te, buon lavoro. Ciao. Viaggiando in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di Viaggiando. Mete, alberghi, viaggi, recensioni, notizie, tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Viaggiandoinradio.it. Viaggi e viaggiatori in un click. Viaggiandoinradio.it. Viaggiandoinradio.it. Viaggiandoinradio.it.